3 fante cavalle a re. Le frecce stanno a destra, si cabrio con 3 gradi, che bello. Quindi non posso correre con sta macchina qua. Direi che non è proprio idonea. No, ci sei appena andato al Nürburgring. Appena. Che è sto suono? Ha sfondato qualcosa. Dov'è che si è rotta? In Austria. A Wils. Che cos'è? È un paesino subito dopo il confine Germania-Austria, sì. Fermata la primaria di sosta. Con l'autovelox non ci dovrebbero essere problemi. Però è chill da utilizzare. Li rilassa poi questo tremolio del volante. Hai chiamato a casa che oggi fai tardi? Veramente siete entrati al Nürburgring con questa macchina? Perché? Perché? Perché avete comprato sta macchina qua? No, a me piace semplicemente. Una macchina figa. Ok. Che cos'è? Aspetta, non è che è una macchina? Tutto sommato. Non mi dispiace. Proviamo i freni, proviamo. Destra, sinistra. C'è un po' di rollio. Appena appena. Sembrano due cavalli. Che dici, posso sorpassare? Proviamo? Un farmacista, cioè. Migra supera un Golf GT. Giù. Comunque va. Ha buttato via pure una marcia per fare il sorpasso. Do una notizia, non ha le marce. No? No. Un cambio a variazione continua. Mi manca un po' a mettere la terza. Lo so. Un domani... Domani che? Quanto cazzo sono British. Non mi sdegnerei così tanto. È figa, eh. No. Rock and roll! Ah, ragazzi, bentornati su Officina del Pilota. Oggi vi porto in Inghilterra con una macchina particolare, molto brutta, perché abbiamo deciso insieme a questi due ragazzi, Francesco e Leonardo, che avete già visto con la Toyota Levin Eye 86 e una Mazda RX-8 sul canale, perché il progetto si chiamerà Le peggiori migliori auto o le migliori peggiori mai costruite al mondo. Tant'è vero che questa Micra ne fa parte, anzi potrebbe essere la regina, perché è brutta, guida a destra, il cambio automatico, cabrio, il colore fa cagare e va piano perché c'ha 60 cavalli. Sì. Detto ciò, ragazzi, sono andati a Londra a comprare sto cesso e al ritorno hanno pensato bene o ben pensato di fermarsi nel circuito più pericoloso al mondo. E invece di ammirarlo da fuori, i matti hanno deciso di... Non puoi solo ammirarlo, lo devi vivere, quindi siamo entrati. Esatto. Cabrio. Assolutamente. Cabrio. E in questo video vi racconteremo questa storia. Regà, tampone fatto, tutto a posto, tutti e due negativi, Leonardo ha pianto durante il tampone, siamo pronti a partire. E c'è sta più gente qua che dentro al Vogue, quando era ancora Vogue, il sabato sera. Tant'è che non prendi l'aereo, là? Dal 2012. Ti senti tranquillo? No, oggi abbiamo preso già il motorino, la macchina, l'aereo e il treno, quindi sono qua. Italia. Inghilterra, Francia e Belgio. Stasera siamo in Belgio rotti. Va bene. Che Bugatti, è odiosa sta fase. Conta fino a 20, a 20 è finita. Da adesso? Sì. Siamo atterrati, guys. Clapham Junction. Dov'è Giorgio? Eccolo! Mamma mia, che palla! Come state? Tutto bene. Praticamente abiti qua dietro tu. Gay. Stamattina alle 6:30 mi sono svegliato. Per prendere sta cagata. Che cazzo sei? Guarda il cazzo di catorcio che mi ha mandato in giro per 2 anni. Perché poi? Adesso tu mi spieghi perché cazzo ti sei comprato questa macchina? Lo stesso motivo per cui ti sei comprato un bunker, per fare schifo. Che è Londra? Dimmi, qual è il problema? Ma torna indietro. E che vuoi fare? Rimane a Londra? No, per carità, non c'è il bidet. Va bene, no, guido io. Ah no. Aspetta, c'è un'altra cosa che manca in questa macchina. La virilità. No. C'è qualcosa che non va qui sotto. Saranno sti inglesi, guidano dalla parte sbagliata della strada. Guarda quanto è British Leonardo. Ma lo fanno pure da uomo sto giubbotto, non è? Tra mille piedi. Guarda questo col motorino, pensa che sta a Roma. Si sta bene, no? Sì. Non sai come funziona qua, ma è al contrario pure quella. Leopard. Stiamo per entrare nel tunnel. 100 pound costa. Cioè, tu sei Mr. T-Rex e spendi 100 pound. Ma con le macchine! Guarda che figata! Tra un vagone e l'altro uno scalino ogni volta, però. La scena del treno, dentro al treno non l'hai fatta? No. Tu non hai registrato la parte dal treno a... No, non l'ho registrata, come meno. Quindi qui dove stavi? A Lovanio. Che cazzo è Lovanio? Sta vicino a Bruxelles, una cittadina. Era ah, quindi siete usciti dall'Inghilterra? Sì, il treno arriva in Francia e poi dalla Francia siamo andati in Belgio. C'ha ragione. Partiamo, andiamo... Boh. In uno dei posti più belli del mondo.
la Vision. Che cosa c'entra? Questa è Adenauer. È praticamente la nostra seconda casa. È tutto a tema macchine, Nissan. È qua che vogliamo portare la nostra. Non è che oggi è sabato e non c'è nessuno. È proprio che non c'è nessuno. Ma c'è una Fiat Topolino. Targata Perugia. Bellissimo. È un cazzo di eroe. Ignorante Michele qua. Pizzeria. Questo qua è italiano. GT3. Meritato riposo, direi, no, le? Scottano. Mi sono preso l'insalatone col tacchino. Esci dal ristorante e c'è un ombrello giallo che copre una macchina. Ma che macchina sarà? Ma che bella che è, allargata. I sedili così, cioè, è bellissimo. Cioè, raga, ma io posso andare anche con questo cazzo al ring? Guarda quelle Golf. Le Golf quando erano ancora da uomo. Guarda quelle K lì con la livrea, quell'Accord Station Wagon, la Toyota Starlet. Guarda che figo. È arrivato il momento di entrare in pista e guardare questi ragazzi che vanno fortissimo con e andiamo l'Ucra. A vederli, dai. Senti che caldo. Si muore. Senti che caldo. Devi fare tu per ovvi motivi. Per ovvi motivi devo fare io. Anzi, no, non era così, vai. Mi sto cagando addosso. Niente, stiamo dentro al ring con una Micra Cabrio targata inglese, automatica. E queste sono le macchine che ci stanno accanto a noi. È inutile che lampeggi con l'R8. Abbiamo un R8 dietro. Questo sarà il giro del Nürburgring più lungo di sempre. Indesit. Bosch, Bosch. Yokohama Bridge. Prima curva pericolosa del ring, invece le altre. Guardavano e ridevano. Questa è la parte un po' più tranquilla. È sempre il Nürburgring però, Sì, vabbè, ormai noi proprio. Appunto. Magari Mamma mia! Mi devo far passare che voglio andare sulla strada. Scusa. Dei mortacci, fra. Occhio. Occhio, ce n'è l'altro. Giro al ring finito, ragazzuoli. Che dici, Le? Com'è andata? È bene perché sono andato piano. Non ti sei stressato? Non mi sono stressato, infatti ho fatto il classico da passeggiata. Da passeggiata, con le macchine che ci sprecciavano a un metro, a 230 all'ora. Sì, però vabbè, quelli sì. Dettagli. Sei spagnolo, Sì. La gente ci fa le foto e i selfie. Questo è spagnolo, Siamo tornati a Roma. Roma di Cortina. Non con la macchina, ma siamo tornati a Roma. Dai, la macchina arriva tra qualche giorno, dai. Dai, dai, fra qualche giorno arriva. A posto, dai. È un parcheggio, facciamo due sgommate. In retromarcia. Di auto, perché voglio dire, questa non è un'auto che uno normalmente aspira a comprare. No. Ma se noi gliela raccontiamo nel modo giusto e facciamo capire quali sono i pregi più che i difetti, perché i difetti si vedono da soli. Domani ci sarà un'invasione di Micra Cabrio in Italia. Ma sarebbe bellissimo. La macchina quando c'entri al ring ti resta nel cuore. Ma io lo dico anche della mia di Micra, è brutta. Cioè la Micra è un'auto brutta. Deve piacere. Nozioni tecniche per favore della vettura, grazie. Doppio albero a cam, cambio automatico CVT a variazione variabile, retto elettrico. Motore CG13, 1003, doppio albero a cam, 4 iniettori, 4 cilindri. Trazione anteriore. Parabrezza. Brutto. De vetro. Interni. Osceni. Tasche. Degli sportelli. Insufficienti. Seduta estremamente comoda, gradevole. Morbida. Ha un colore tipico. Amaranto. Colore di lancio della Micra.
Che poi questo colore spicca. Questo colore è bellissimo. Cherry red, che gli vuoi dire? Niente, mi piace da impazzire. Più la guido, più mi piace. Vedi come chiude bene le curve col suo passo corto. Se vogliamo andare sui tecnicismi, è dotata di antirollio anteriore e posteriore, che non era standard su un'auto utilitaria di quell'età. È stata una macchina venduta davvero moltissimo in tutto il mondo. Auto dell'anno 1993, il mio anno. Auto con cui ho imparato a guidare. Peso della vettura 820 kg. Stato dei capelli di Matteo. Pessimo. Vabbè, ma sai che ti dico? Visto che è una cabrio, io voglio far volare il mio capello al vento. Facciamo... Vai. Aspetta, aspetta. Anche io. Senti come suona. Tu la benzina non la paghi? Dio che non ce la faccio. È un momento di basta, adrenalina pura. Dio DS. Vedi, adesso è elaborato che stava faticando. No, gli ho dato il gas io. Ah, gli hai dato il gas io. Non è elaborato un cazzo. Matteo su queste strade porta Lotus, Porsche, i86. Micra Cabrio. Grazie di essere stati incollati fino a fine video, lasciate un commento, un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo vlog delle migliori e peggiori auto del mondo. Ciao!